Oggi Progetto Brugherio si ripresenta alla cittadinanza. Il primo incontro pubblico l'abbiamo avuto il 24 gennaio e avevamo parlato dei punti fondamentali del nostro programma. Oggi Progetto Brugherio si ripresenta alla cittadinanza per consegnare il programma completato. Ricordo che Progetto Brugherio è una lista civica indipendente da ogni partito politico e questa indipendenza ci consente di poter ragionare solo ed esclusivamente nell'interesse della città e dei cittadini. E tutto il nostro programma nasce secondo quello che io definisco il principio del buon padre di famiglia, cioè un programma che nasce incrociando tutta una serie di interviste fatte a cittadini, associazioni, attività produttive, incrociando dati di bilancio del comune, incrociando dati demografici. Con l'analisi di tutte queste informazioni ne è nato un programma che pone al centro la persona. La persona è intesa come servizi sociali, come lavoro, come volontariato, come anche sicurezza, dove per sicurezza per esempio non intendiamo solo quella dell'ordine pubblico, ma anche una buona potatura di alberi e sicurezza, la sicurezza sulle strade, la sicurezza dei nostri ragazzi. La persona, insomma, al centro del nostro programma. A nome di Progetto Brugherio, il nostro più cordiale benvenuto a questo secondo incontro pubblico. La prima volta ci siamo presentati in questa sala il 24 gennaio. In quell'occasione avevamo presentato la squadra, le linee guida del nostro programma che era in buono stato di avanzamento ma ancora non completo. Eravamo entrati in dettaglio di tutto quello che presentavamo nel nostro programma. Oggi non entrerò nei dettagli del programma, sarà una presentazione con un altro taglio, perché come avete visto il programma ve l'abbiamo distribuito. Quello è il programma integrale che vi distribuiamo oggi, credo che il Progetto Brugherio sia il primo a distribuire il programma in versione integrale e ve lo distribuiamo con questo anticipo proprio per consentirvi di leggerlo, di valutarlo, di capire quali sono le proposte che il Progetto Brugherio ha deciso di mettere in atto per questa città. Il compito mio oggi sarà un pochino più complicato. Perché? Perché quello che vorremmo cercare di trasferirvi oggi è la serietà del progetto. Ovvero, quando incontro le persone, per esempio al mercato, mi dicono, sì, ma tanto in campagna elettorale siete tutti bravi, siete tutti belli, fate tante belle promesse e poi quando poi si prendono i voti, arrivederci. Ecco, quello che vorrei cercare di trasferirvi oggi è la serietà della nostra squadra e la serietà con cui è stato fatto questo programma. E cercherò di fare addirittura un passo oltre, di spiegarvi anche, qualora si dovesse riuscire ad andare a governare la città, ad amministrare la città, come intendiamo farlo, come intendiamo mettere in atto questo programma. Questo per, ripeto, trasmettervi quello che può essere la serietà di questo progetto, quello che è la serietà di questo progetto e soprattutto negli intenti anche futuri. E sono un ideatore di un format di prevenzione truffe che ho realizzato con la collaborazione della redazione Striscia Notizia e che ho portato in 36 edizioni in giro per l'Italia. La 36esima l'ho svolta l'altro ieri in provincia di Asti e mi soffermo su questo punto perché qualche dubbio qualcuno l'ha sollevato su questo punto. In realtà è un format che ho ideato io, la prima edizione di questo format si è tenuta nel 2005 proprio a Brugherio, dove c'era le telecamere di Striscia la Notizia, c'era anche Gavigo, c'era Cristian Sabli come inviato. E la 20ª edizione l'abbiamo tenuta proprio in questa sala, sempre con le telecamere di Striscia Notizie, con l'inviato Massimo Comandini. Programma che io amo definire strutturato, cioè è nato da un'analisi strutturata. Siamo partiti dall'analisi dei bilanci del comune, abbiamo verificato le entrate, ogni anno ci sono entrate da 35 milioni di euro. Siamo andati a vedere il bilancio preventivo del 2012, che era l'ultimo atto politico, cioè era il preventivo che è stato fatto dalla giunta che poi è stata commissariata. L'abbiamo confrontato con il bilancio consuntivo del 2011 per verificarne anche la coerenza ovviamente di quei dati, per cui abbiamo preso questi 35 milioni di euro che sono le entrate comunali annuali. Le abbiamo nettate di quelle poste straordinarie piuttosto che di poste non ricorrenti
l'abbiamo depurato dell'IMU prima casa, per esempio, perché potrebbe essere diverso, eccetera. Siamo andati ad analizzare le spese correnti, ci sono 23 milioni di euro di spese correnti, abbiamo visto come sono state investite, abbiamo visto per esempio che il settore sportivo e ricreativo e lo sviluppo economico sono le voci che ricevevano minori risorse in assoluto, cioè mentre gli altri punti ricevevano qualche milione di euro, queste attività ricevevano una 380 mila euro e una 270 mila euro. Sono proprio i due settori su cui noi stiamo puntando principalmente.